Mi chiamo Sammy Gravano e negli anni Ottanta sono stato il braccio destro di John Gotti nella famiglia mafiosa dei Gambino. Al processo ho poi testimoniato contro di loro in cambio di una piccola pena, ma nel 2000 sono stato nuovamente arrestato per un traffico di droga mentre mi trovavo in Arizona con un nuovo nome e una nuova identità. Considerando i miei precedenti, mi trasferirono al Supermax, la prigione d'America di massima sicurezza per eccellenza, che si trova nel sud del Colorado. La prigione Supermax è una prigione speciale. È una prigione fatta per i detenuti che perdono il controllo. Tutti quei detenuti che i secondini o le guardie non sanno gestire finiscono qui all'ADX Supermax. Quindi ci finì pure io. Ed è stato incredibile, voglio dire. All'interno della cella avevi una TV 12 pollici in bianco e nero che non emetteva alcun suono. Dovevi infatti collegare il cavo e indossare delle cuffie per ascoltare il sonoro. C'era poi una doccia, infine una lastra di cemento che usciva dal muro, che in realtà era il letto. Loro ti davano un materasso di plastica, spesso circa un pollice. Non c'era il cuscino. Poi c'era la questione cibo. Il cibo veniva consegnato attraverso la porta, o meglio, le porte. La porta più vicina a te era fatta di sbarre. E più esterna ancora c'era un'altra porta, ma completamente sigillata. Tra entrambe le porte c'era una cosiddetta zona di sicurezza. E tu non potevi toccare le sbarre. Se mettevi una mano su quelle sbarre, la guardia ti avrebbe colpito con un bastone. Il cibo veniva preparato in un'altra prigione, per poi venir trasportato con dei camion. E infine distribuito nelle varie celle. Potevano passare anche 2 ore dalla produzione del cibo fino ad all'arrivo in cella di questo. Le celle erano completamente insonorizzate e ciò faceva dedurre che si era sottoterra. Il cortile della ricreazione era molto piccolo e non potevi vedere nulla al di fuori. C'era un muro molto alto, di almeno 6 metri, e sbarre sul tetto. La visibilità era pari a zero, solo delle mura grigie, mentre invece le celle erano sottoterra, nel silenzio più totale. Le celle erano disposte una in fila all'altra. In questo modo era impossibile comunicare con chiunque. Avevi diritto a una telefonata al mese e dopo un anno, se ti comportavi bene, potevi ottenere anche 2 telefonate al mese. Tutte le chiamate vengono registrate come in qualsiasi altra prigione. L'unica cosa è che c'era un ragazzo che ascoltava le tue telefonate e se ciò che dicevi non gli andava a genio, premeva un dito su un pulsante e la tua telefonata veniva subito interrotta. C'era quindi solo silenzio e solitudine in quelle celle. Qualcuno, dopo un po', impazziva. Se eri coinvolto in una rissa, durante l'ora d'aria, potevano spararti con proiettili di gomma. Ma se avevi un coltello fatto in casa o qualunque arma, ti sparavano con proiettili veri, senza fare domande. La mia ex moglie venne a trovarmi una volta. È stata l'unica visita che ho ricevuto. Mi ricordo che c'era un separé con un vetro molto spesso tra me e lei. E non potevamo comunicare, ci voleva un telefono per entrambi. Lì vicino c'era uno spaccio di mangiare, patatine e schifezze varie. Mi ricordo che prese un piatto freddo o qualcosa e me lo passò attraverso questo spioncino. Ma io non avevo posate e chiese alla guardia come potevo mangiare. Loro mi dissero che le posate non erano previste, di mangiare con le mani. Quindi mangiai con le mani. Mentre dall'altra parte mia moglie mangiò normalmente, ovviamente. Mi ricordo che mi sentì come un animale. Mia moglie spese $2000 per venirmi a trovare, fino lì in Colorado. A un certo punto dovetti andare al bagno. Mi alzai e una guardia donna mi seguì. Dovetti farla davanti a lei. Era previsto infatti che una guardia guardasse per sicurezza mentre io facevo i miei bisogni. Dissi a mia moglie di non tornare più in quel posto, anche perché spese oltre $2000 per venire a trovarmi fino lì. Né lei né nessun altro avrebbero dovuto tornare qui a trovarmi. Ho visto programmi sulle prigioni, e in particolare quella su Guantanamo, dove vengono tenuti tutti i prigionieri terroristi, gente molto pericolosa. Ebbene, niente in confronto all'ADX Supermax dove mi trovavo io. Nella prigione di Guantanamo ci sono dei buoni dottori, i detenuti mangiano gli stessi pasti delle guardie e possono giocare a calcio. Posso garantire che qualunque persona all'interno dell'ADX Supermax farebbe qualunque cosa per fare cambio con la prigione di Guantanamo.
Il posto è talmente isolato che è possibile che ci fossero alcuni miei amici, ex mafiosi, all'interno di quella prigione e che io non lo sapessi. Personaggi noti rinchiusi all'ADX Supermax. Ted Kaczynski è conosciuto soprattutto come un bomber, poiché ha inviato bombe tramite posta a vari destinatari. Tra il 78 e il 95 sta scontando 8 ergastoli. Il Chapo è un noto trafficante di droga messicano che è fuggito due volte dalle prigioni del suo paese. Dzhokhar Tsarnaev è uno dei terroristi responsabili dell'attentato alla maratona di Boston. Terry Nichols è uno dei complici dell'attentato di Oklahoma City del 96. Richard McNair è riuscito a scappare dalle prigioni tre volte e alla fine è stato rinchiuso nel Supermax, da cui ad oggi nessuno è riuscito mai a scappare.